abbiamo quale altro segnale? Allora, abbiamo identificato alcuni segnali negativi, no? Che sono, abbiamo detto, la sedentarietà, un forte segnale negativo, abbiamo detto il non fare colazione al mattino, il non mangiare proteine, sono tutti segnali che rallentano il nostro metabolismo. Un altro segnale importantissimo, il movimento ne parliamo per ultimo, prima di salutarci, un altro segnale importantissimo è quello dell'infiammazione. Quando noi siamo infiammati, il nostro corpo riceve un segnale di ingrassamento. E qui mi collego un po' a quello che... Ecco, abbiamo parlato prima della resistina, no? La resistina era una molecola che alza la resistenza insulinica, cioè tende a portarci verso il diabete, verso l'ingrassamento, e questa resistina viene secreta dai macrofagi, che sono dei nostri globuli bianchi, che sono richiamati in tessuti infiammati, che sono richiamati dove c'è infiammazione. Allora, noi da tanti anni ci occupiamo di intolleranze, infatti l'incontro che farà qui Lida e qui al centro Portofino, sulle intolleranze, saranno rivolti anche al controllo delle intolleranze alimentari. Anche qui è richiesto un pochino di sforzo di chiarezza. Intolleranze alimentari, c'è una grandissima confusione in giro. Avete sentito parlare di tutti i tipi di intolleranze, chi fa il test del dito, chi vi dice tieni in mano la boccetta, chi vi fa... Allora, sono molto fiero del fatto che mio fratello Attilio sia stato uno dei primi in Italia a occuparsi di intolleranze e a dare, come è nostra abitudine, una veste scientifica al lavoro che veniva svolto. La parola intolleranze è foriera di confusione, quindi facciamo uno sforzo, la togliamo di mezzo, okay? Chiamiamo queste patologie, queste situazioni metaboliche con il loro nome. Allora, allergie, che cos'è un'allergia? Mangio un cibo a cui sono allergico, ho una risposta allergica immediata. Mangio la fragola e ho immediatamente raggiungo la soglia alla quale ho una risposta sintomatica di qualche tipo. Mi riempio di pallini rossi, mi si gonfia la gola. Okay. Di solito l'allergia immediata è mediata da degli anticorpi che sono chiamati immunoglobuline di tipo E, IgE, e infatti l'allergologia riconosce tutte le allergie mediate da IgE, che però sono una minoranza. 1%, 1 per 1000 ha una risposta allergica di questo tipo degli alimenti. Un altro tipo di allergia è l'allergia ritardata, invece, che è un'allergia legata a dei fenomeni di accumulo di uno stesso cibo, di una stessa sostanza che viene ripetuta più volte che va ad accumularsi. Anche qui abbiamo un esempio sui cibi lievitati, no? Sui prodotti di lievitazione, abbiamo una brioche lievitata, uno non si accorge, poi mangia del formaggio, poi beve della birra e raggiunge il livello di soglia e ha gli stessi pallini rossi della fragola o lo stesso restringimento della laringe che aveva con la fragola per il gonfiamento dei tessuti. Il problema qual è? Che mentre qua è chiaro, mangio la fragola, ho la risposta immediata nel giro di pochi secondi o di pochi minuti, in questo caso io non capisco il tubo. E questo tipo di allergie ritardate sono diffusissime, si parla del 30% della popolazione che ha una qualche forma di allergia ritardata. Verso che cosa? Verso quei cibi che mangiamo più spesso. Quindi verso i latticini, verso il frumento, verso i cibi lievitati, mentre verso i cibi salati, mentre per esempio lo so, in Asia sono più diffuse le allergie ritardate verso riso, verso soia, verso no, alimenti che sono abituati a mangiare di più rispetto a quello. Però è facile sbilanciarsi, se noi diciamo sei intollerante al frumento, quindi smetti di mangiare il frumento, cominci a mangiare soia da quel giorno lì tutti i giorni, e dopo un po' sviluppi l'intolleranza alla soia. La chiamiamo intolleranza e rischiamo ancora di fare confusione, ricordiamoci, allergia ritardata. Perché poi c'è un altro tipo di cosiddette intolleranze che invece sono deficit enzimatici, e anche qui non facciamo confusione, non c'entrano niente con tutto questo, e sono la intolleranza al lattosio, cioè la incapacità di digerire il lattosio, perché ci manca l'enzima lattasi che serve a digerire il lattosio. La intolleranza al fruttosio, che vuol dire, ok, queste sono intolleranze per deficit, carenza di un enzima. Delle volte sono malattie rare, altre volte, come nel caso del lattosio, invece sono molto più diffuse.
la celiachia, eccetera, sono tutte patologie legate a dei problemi, delle incapacità di digerire o di assimilare determinate sostanze, determinati alimenti. Quindi sono tre campi diversi, okay? Noi ci occupiamo specificamente di questo. Cioè il test DRIA che noi faremo qui presso il centro Portofino sarà un test volto a identificare quali siano gli alimenti che possono generare di questo tipo di infiammazione. Perché ci serve questa cosa sia per il dimagrimento che per qualunque altro tipo di patologia che abbia origine infiammatoria? Perché andare a ridurre, se noi capiamo che è questo il problema, in questo caso dei cibi lievitati, noi, lievitati, fermentati, no? Quindi alcol, formaggi, prodotti da forno, noi facciamo delle diete di rotazione molto semplici, in cui non viene eliminato nessun cibo, perché c'è un rischio anche con le diete di eliminazione, che bisogna anche sapere poi come si applica, delle diete di rotazione in cui praticamente reinsegniamo all'organismo a difendersi da questo tipo di infiammazione e teniamo basso il livello infiammatorio, che vuol dire che magari riusciamo a risolvere, come è successo a me personalmente, risolvere il problema per esempio di rinite allergica, aveva un ragazzo che non permetteva quasi di lavorare e che era legata ai pollini delle graminacee, quindi al periodo delle, allora, mille esami sui pollini, test uno, l'altro, eccetera, eccetera. Quando io ho abbassato quell'infiammazione con un semplice test di intolleranza di questo tipo, andando ad abbassare il livello infiammatorio generale, io potevo camminare in mezzo ai pollini a maggio e non mi succedeva niente. Okay, perché avevo abbassato il livello infiammatorio generale, quindi avevo, come dire, risorse da spendere per rispondere al polline che arrivava. Se magari la notte non avevo dormito, avevo bevuto un bicchiere di vino di troppo, eccetera, magari sternutivo comunque un pochino, cioè la mia sensibilità era solo un pochino migliorata, no? Non è che avessi rimosso il problema c'era, però con questo trucco no, io ero riuscito a abbassare il mio livello infiammatorio. Ora, l'infiammazione è un elemento di emergenza che dialoga con l'ipotalamo e dice all'ipotalamo: attenzione, siccome c'è infiammazione per qualche motivo, vuol dire che sei ferito, hai la febbre, stai male, cioè non importa, l'ipotalamo riceve, sono le stesse molecole, IL-1, IL-6, TNF-alfa, NF-KB, sono quelle molecole infiammatorie che arrivano a segnalare all'ipotalamo la presenza di un problema infiammatorio. Quando io ho in corso quel problema infiammatorio, io so che devo stare attento, stare prudente, quindi la carotina che mangio la metto in grasso, perché devo stare prudente. Se io riesco ad abbassare il livello infiammatorio, il mio corpo può permettersi meno prudenza, può essere più propenso al consumo, più propenso alla spesa, e allora a quel punto tende a dimagrire più facilmente. Infatti molte volte, il lavoro che facciamo tutti i mesi con Donna Moderna, lo studio SMA a Milano, chi ci segue sulla rivista lo saprà sicuramente, ogni mese ci viene data una donna nuova, tra l'altro sono crudelissimi, una sola, non è che ce ne hanno 10, poi noi facciamo il servizio su quella che dimagrita di più di tutte, una, è una, punto e basta. Sono 2 anni, ci arriva quell'una e noi in 2 mesi dobbiamo riuscire a farle raggiungere i suoi obiettivi, eccetera. Chiaro che in 2 mesi non è che si pretende che una persona perda 30 kg, però voglio dire, quella persona lì deve indirizzarsi a migliorare il suo stato di salute generale e la sua e possibilmente a perdere anche dei grassi.